Cremona festeggia la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Dopo le commemorazioni per i caduti tenutesi presso il cimitero domenica 2 novembre, oggi pomeriggio nel cortile Federico II, a causa del maltempo, si sono svolte le celebrazioni in ricordo del 4 novembre 1918, anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale per l'Italia. Presenti le autorità civili e militari che hanno assistito allo schieramento dei reparti, dei medaglieri e dei labari delle associazioni combattentistiche ed arma, nonché dei gonfaloni di provincia Comune di Cremona. Nelle celebrazioni del 4 novembre un pensiero particolare è stato indirizzato a livello centrale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a tutti coloro che in questi anni hanno perso la vita per la sicurezza e la pace. Il 4 novembre è per noi una data veramente importante, una data nel quale dobbiamo ricordare quella che è stata la generosità di tutti coloro che ci hanno preceduto, la generosità di tutti quei ragazzi che nel 1918 hanno avuto la forza di ribaltare la disfatta di Caporeto e di portare a quella che è stata poi l'epica e vittoriosa battaglia della, di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto che poi è culminata, sappiamo, con l'armistizio che ha portato alla resa dell'impero austro-ungarico. È doveroso in questa giornata ricordare lo sforzo e la generosità di quei giovani ragazzi che in molte circostanze, in molti casi hanno donato anche la vita, hanno dato la vita in modo tale che appunto si potesse poi arrivare a quella che è la situazione odierna di un paese unito, libero e di democrazia. La Guardia di Finanza partecipa con orgoglio e con piacere a questa cerimonia. Noi siamo sempre stati a fianco delle altre forze armate in tutte le fasi della storia italiana, dalle guerre risorgimentali, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, quindi con piacere ci uniamo ai nostri colleghi in armi per celebrare questa giornata. Accanto al richiamo delle sfide del presente, oggi le forze dell'arma scontano le ripercussioni della crisi e della mancanza di lavoro in termini sociali e di sicurezza e all'interno degli stessi corpi militari da anni si fanno i conti con risorse risicate e condizioni di lavoro spesso dure. Un compito non facile al servizio del Paese, celebrato ogni novembre dall'istituzione della giornata nel 1919.